Buongiorno a tutti da Santa Caterina Valfurva. Nuovo giorno, nuova esperienza. Oggi siamo nella Valle dei Forni e percorreremo il sentiero glaciologico alla scoperta del maestoso ghiacciaio dei Forni. Siete pronti per una nuova entusiasmante gita? Per arrivare qui abbiamo impostato sul navigatore come destinazione il rifugio Forni. Abbiamo seguito le indicazioni fino ad imboccare la strada comunale dei Forni, che è a pagamento. Troverete la colonnina in cui è possibile acquistare il ticket. Ha un costo di 5 euro per tutto il giorno. Si può pagare sia con le monete che con il bancomat. Al termine della strada troverete un grande spiazzo in cui è possibile parcheggiare. In alternativa il ticket si può acquistare anche direttamente presso il rifugio Forni. Poi, una volta arrivati al parcheggio, iniziano tutti i vari sentieri, tra cui il nostro. Da qui parte infatti il sentiero glaciologico alto, che seguiremo all'andata, mentre al ritorno seguiremo il sentiero glaciologico basso, in modo da concludere il giro ad anello. Stiamo seguendo da circa 50 minuti il sentiero glaciologico alto. Con una serie di tornanti si guadagna quota velocemente. Il sentiero è tutto esposto al sole, infatti, come avete visto, nel giro di poco tempo sono passata dal piumino alla felpa alle maniche corte. Ora siamo arrivati in prossimità di un segnavia, abbiamo mangiato un quadratino di cioccolato per ricaricarci e non ci resta che proseguire. La prossima tappa sono i ponti tibetani, che distano 1 ora e 10 da questo punto. Calls my name. If we don't find our own, we'll be here forever. Don't want a life that's empty when I got the world to gain. Let's run towards the sun, we've nothing left to lose. Adventure might be scary, but my heart is wearing thin. Step one, have some fun, live the life we choose. Goodbye, ordinary, already.
exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life, but it could escape me. You know we're not supposed to give up on what we dream. I don't care how long it takes us, we're gonna grow some wings. Oh, we can go by land. Molto suggestivo è il tratto di sentiero in cui si cammina su enormi massi. Da questo punto si vede benissimo il ghiacciaio dei Forni, è davvero maestoso. A poca distanza da qui ci sono anche i ponti tibetani che a breve attraverseremo. Il ghiacciaio dei Forni era il più grande ghiacciaio vallivo italiano e l'unico di tipo himalayano. È situato nel gruppo Ortles Cevedale, in Alta Valtellina, nel lato lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. Il ghiacciaio attualmente si estende per poco meno di 11 km quadrati. Negli ultimi 150 anni, infatti, la superficie glaciale si è ridotta notevolmente a causa del riscaldamento globale. Nonostante ciò rimane un gioiello della natura che merita assolutamente di essere visto. Sentiero glaciologico alto finisce qui, siamo arrivati in prossimità del rifugio Branca, che è questo qui che vedete alle mie spalle. Non saliremo fin là sopra in quanto abbiamo il pranzo al sacco. La location è davvero da sogno. È giunto il momento di proseguire per concludere il giro ad anello. Per tornare al parcheggio prenderemo il sentiero glaciologico basso, che inizia da quella parte.
arrivati al parcheggio. Ricapitolando, dal rifugio Forni al rifugio Branca, passando per i ponti tibetani, ci vogliono 2 ore e mezza circa. Se volete, in corrispondenza del primo ponte tibetano, potete svoltare a destra per avvicinarvi al ghiacciaio e ammirarlo ancora meglio. Dal rifugio Branca al parcheggio, percorrendo il sentiero glaciologico basso, ci vuole 1 oretta. Anche la gita di oggi si conclude qui. Lasciatemi un bel like se il video vi è piaciuto e un commento qui sotto. Vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella se non volete perdere le nuove gite. E seguitemi anche su Facebook e Instagram, anche lì mi trovate come Giada Mille Esperienze. Vi aspetto venerdì con un nuovo video. Ciao!